Benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Eravamo qui con Ori nello scorso episodio e avevamo appena recuperato la vena d'acqua dal povero Gumon che era rimasto incastrato sotto le rocce. Ed ora dobbiamo tornare su, entrare nell'albero Ginso. Quindi andiamoci. Tornare su comunque non sarà una passeggiata. Anche se qui potrei aprire questa porta e direi di farlo. Per vedere cosa c'è dentro qua, dato che non mi ricordo di preciso. Ok, bisogna fare tutto il giro, sì. Ci sarà un potenziamento, sicuro. Oh no! Sono morto male. Ecco, forse non ci conviene andare di qua. Lo lascerò per un'altra volta. Questo nemico da uccidere, esatto. Intanto vi faccio anche vedere qual è il nostro progresso attuale. Siamo al 18% della mappa scoperta. Un'ora e 18 di gioco. 12 morti. Una sfera abilità recuperata, 4 sfere energetiche e 2 sfere vitali. Abbiamo per adesso recuperato solo la vena d'acqua, esatto, che è la chiave per l'albero Ginso, e abbiamo sbloccato la fiamma dello spirito, il salto a parete, la fiamma caricata e il doppio salto. Proseguiamo. Ora... Oh, calma! Ora forse posso andare di qua? Sì, esatto. Ecco, bravi, esplodete tutti. Qui. Tosta, eh? Oh, esatto. Ho sbagliato il tempismo. Ritorniamo immediatamente là. Ecco qua. Riprendiamoci la vita. Come vedete, con un solo... Allora, con un solo danno dalle spine, noi moriamo. Qua ho fatto uccidere il nemico all'altro nemico. Ecco qua. Ok, prendiamo questa esperienza extra. Attento. Attento, Ori. Ecco, qui si fa così per salire. Si elimina questo ragno. E qui sopra... Non so se riesco ad arrivarci là. Esatto, muoio. Tosta, difficile. È difficile, non ti lasciano... non ti perdonano nessun errore, nemmeno nel platforming. Non diventa più difficile solamente il combattimento. Che come vedete non è nemmeno così tanto difficile, per ora perlomeno. È il platforming che diventa molto ostico. Esatto. Però basta riprenderci un po' la mano e si va via in scioltezza. Ora io non ricordo se lì sopra c'è una zona segreta, intendo sopra la roccia che cade. Però non voglio rischiare. Oppure sì, non so, no, per adesso no, dai. Là sopra mi sa che non posso arrivarci per ora. Con questo doppio salto, quindi niente, continuiamo di qua. Poi diamo un'occhiata alla mappa per sapere dove stiamo andando. Ok, di qua si va in una zona inesplorata. Che non so se voglio affrontare in questo momento, quindi... Per ora continuiamo ad andare invece nella zona principale. Ecco, se state più o meno in diagonale rispetto a loro, non dovrebbero colpirvi. Salviamo e andiamo. Allora, qui ora posso prendere questo contenitore di luce dello spirito gigante. Esatto, che mi fa anche prendere un altro bel punto abilità.
che al primo slot di salvataggio userò. Anzi, è qua il primo slot di salvataggio, quindi lo uso subito. E andiamo quindi a far apparire la maggior parte degli oggetti raccoglibili sulla mappa. Non riusciremo ad ottenere tutte le abilità in questo walkthrough, perché la difficoltà difficile aumenta anche l'esperienza richiesta per ottenere le abilità, per darti un grado di sfida maggiore e non permetterti di sbloccare tutte le abilità. Altrimenti diventi davvero OP. No, volevo solamente prendere l'esperienza. Mi sono suicidato per l'esperienza. Ma io ora ho sbloccato il mio punto. Il mio punto abilità l'ho sbloccato. Sì, ok. Come vi dicevo, Ori come gioco sembra carino e puccioso, ma in realtà è davvero difficile. Soprattutto alla massima difficoltà. Guardate come dondola quel ragno, grazie ai colpi che gli abbiamo inferto. Ora però anche qua forse possiamo andare avanti. Andare dall'altra parte. No, ci servirà un'altra abilità. Un'abilità che prenderemo presto. Mentre con il doppio salto possiamo prendere questa esperienza. Ora bisogna tornare indietro di qua. Però con calma le cose si fanno. Qui è un po' più difficile la faccenda invece. Bisogna essere molto veloci, esatto. E forse si può anche andare qua? Sì. Certo che si può prendere quest'altra esperienza. Mentre là sopra potrei andarci effettivamente. Dai, proviamoci. Salvo qui però. Ecco fatto. E ci proviamo. E ci siamo riusciti anche. Per arrivare in un posto molto... molto brutto. Come l'ho saltato quello. Ah, siamo tornati indietro da qua. Ok. Al posto di fare tutto il giro da lì, possiamo tornare indietro da qui. In realtà potevamo anche teletrasportarci, però è anche giusto godersi un po' il gioco. Se ci si teletrasporta subito, poi la mappa è anche abbastanza piccola. Il gioco è abbastanza corto. E non è che serva proprio teletrasportarsi. Ora con il doppio salto potrei anche prendere... No, non riesco ad arrivare più su di così, vero? Niente da fare qua. Paranocchia. E perlomeno così ci facciamo anche un po' di punti esperienza. Ecco, il combat system di questo gioco è abbastanza grezzo. Non è fatto male per carità, però appunto è molto grezzo. Si sono concentrati molto di più sull'aspetto platform del gioco. Vediamo se riesco ad arrivare lì in cima. Anche se non so quanto servirebbe, perché... Boh. Mentre qui posso andare sopra facilmente. Questo nemico mi spara, ma lo facciamo fuori abbastanza facilmente. E torniamo all'albero Ginso. Beh dai, ci abbiamo messo meno di 10 minuti a tornare su. Vai. Abbiamo inserito la vena d'acqua ed ora entriamo. Albero Ginso. L'albero Ginso... Leggo il dialogo prima. Un tempo le acque di Nibel scorrevano proprio attraverso questo albero. Ora è marcio e rinsecchito. Dobbiamo ripristinare il flusso e trovare il cuore dell'albero Ginso. Stavo dicendo che l'albero Ginso è una delle zone più difficili del gioco ed è anche una delle zone in cui, che ha visto il maggior numero di giocatori abbandonarlo, questo gioco. È stato davvero difficile. alcuni giocatori l'hanno trovato davvero molto difficile.
E ha ragione effettivamente, perché è una delle zone più difficili del gioco ed è messa come zona quasi iniziale. Quindi sì, è difficile. Anche per quello. Anche perché c'è quel nemico infame che ti ammazza, ecco perché è difficile. No, beh, qua ovviamente come vedete la particolarità di questa zona è che ci sono anche questi teletrasporti. No! Ma che tosta, eh? È tosta difficile perché prendi due danni e sei morto. Non riesco ad arrivare di là, vero? A colpire quel... Ok, si fa così per non prendere danno, cioè rifai la salita. Però perlomeno ora è distrutto. E si può arrivare facilmente qua. Se non si cadesse come ho fatto io in questo momento. Mi colpisce qua? Ok, non mi ha colpito. Superato questo nemico incredibilmente ostico. Qui c'è un segreto. Che è un cristallo d'energia che mi prendo, va bene. Della vita. E si prosegue. E qua salvo anche. Questi nemici sono impossibili da uccidere. Quindi dovete per forza evitarli. Ecco che si inizia ad armeggiare con i teletrasporti. Ok. Siamo comparsi a sinistra. Oh, calmo, calmo, Ori. Qui c'è un segreto. Altri punti esperienza. E altra pianta della vita in caso fossimo morti. Però noi abbiamo giocato bene e non siamo morti. Cioè in caso in cui avessimo preso danno, volevo dire. Volevo prendere quell'esperienza di sotto, ma non ce l'ho fatta. Oppa. E si cade qui sopra. No! Dai! Che infami. Salvo qua anche per curarmi. Ma guarda! Niente, bastava far così. Prendiamo l'esperienza del ragno. E qui c'è una pianta d'energia. Ok, questa è tosta. Allora, prima andiamo da questa parte, allora. Guarda il colpo che mi inseguiva. Andiamo di qua per vedere cosa c'è. Esatto. C'è un interessantissimo cristallo d'energia. Che ci tornerà estremamente utile per poter salvare più avanti. Che pelo che abbiamo fatto lì. Ok, ricarichiamoci di nuovo la vita. E rifacciamo questo percorso. Esatto. Hop. E si prosegue. Verso una delle zone, appunto, attraverso una delle zone più ostiche del gioco. Qui bisogna fare così, guardate. Buttate giù questo, sotto quel fiore, che vi romperà l'affare qua. E poi vediamo un po'. Lo si butta. Serve questo qui. Che cade. Questo lo si butta nel teletrasporto. Aspettiamo che il proiettile assassino passi. Vai giù, vai giù, vai giù. Oh. Così lo si ributta su. E poi questo lo si posiziona qui. Attento a non farvi colpire dal proiettile che cambierà direzione. Esatto. Andrà di sopra e, come no, appunto, andrà di sopra e colpirà voi, se non state attenti. Quindi lasciate passare il proiettile. Si teletrasporterà sopra. E
e poi verso il tronco, permettendovi così di passare al prossimo stage. Io salvo, prendo l'energia e si continua. Boss fight! Bene! È andata bene questa boss fight. Attenti, perché i loro proiettili rimangono anche a terra, quindi dovete stare davvero attenti. E vi fanno danno se li toccate. Dove sei? Sei lì. Spona, spona. Brava. Eccolo che è rimasto a terra. Dai, stai per andare giù e sei andato giù. È anche un bel livellino. Lo seguiamo. Allora, qui c'è una pianta della vita che attualmente non ci serve. Ahia, mi sarebbe servita ora. Cacchio. Salvo qui. Tanto con questo cristallo ho la possibilità di salvare gratis. E si prendono tutte e due le chiavi di volta, così con leggiadria. Ok, ce ne servono altre due di chiavi di volta. Salverò qui. Dai, ho saltato troppo presto. Allora, se faticate a vedere dove mi trovo con il personaggio, non abbiate paura, è normale. Anche io faccio fatica a vedermi alcune volte. Cioè, allora, quando vi avvicinate ad un teletrasporto, se notate, si attiva anche l'uscita. Guardate lì sopra, ora mi avvicino qua a destra e si attiva dove praticamente esco. Mentre se mi avvicino di qua si attiva da dove sono arrivato, cioè si attivano i teletrasporti che sono collegati, quindi potete sapere dove andrete. Esattamente. Voi come ve la siete cavata in questa zona? L'avete trovata difficile? L'avete superata? Sento urla di sgomento nelle profondità di questo albero ancestrale. Rem era agile, scattava nell'aria. Ascolta la sua voce e la saggezza che condivide. Beh, ma scattare nell'aria ce l'abbiamo già, eh? Abbiamo già il doppio salto, quindi cosa potrà mai essere questa abilità? Ebbene, questa abilità è la cosa più figa di Ori. Il colpo. Per usare questa abilità, tieni premuto Y nelle vicinanze delle lanterne o dei proiettili nemici, poi prendi la mira nella direzione in cui vuoi effettuare un balzo. I proiettili verranno indirizzati nella direzione opposta. Bene, vi faccio subito vedere una dimostrazione di questa abilità. Lanterne, proiettili nemici, i nemici stessi. Potete saltare su qualsiasi cosa. Ed è una figata. Anche perché è di fatto un parry contro i proiettili. Bene, allora questo video, questa puntata finisce qui. Nella prossima continueremo l'albero Ginsu fino alla fine, quindi mi raccomando, metti mi piace al video, commenta ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.